Ma poiché dal lungo exilio, in quali siamo noi Alberti invecchiati, qui fu in questa nostra sopra l'altre ornatissima patria riducto, compresi in te, Filippo, et in quel nostro amicissimo donato scultore, et in quelli altri Nencio, et Luca, et Masaccio, essere a ogni lodata cosa ingegno da non posporli a qual sia stato antico et famoso in queste arti. Queste sono alcune delle parole di dedica che Leon Battista Alberti rivolge nel suo trattato sulla pittura a Brunelleschi, particolarmente significative perché parlano di una serie di alti ingegni che dovevano essere di ornamento alla città e in senso più esteso alla civitas. Mi sono domandata in un contesto come quello che stiamo vivendo, quale opera fosse giusto commentare. Un'opera che fosse all'altezza delle virtù civiche, mi è venuto in mente l'allegoria del buono, del cattivo governo, la cupola di Brunelleschi. E poi ho scelto invece questa opera di Donatello, un'opera che si pone nell'ultima fase della sua produzione, siamo già nel 1454, La Giuditta e Oloferne, che una volta era in Piazza della Signoria, oggi noi ne ammiriamo una copia, mentre l'originale è al Museo del Bargello. Un'opera che è simbolo delle virtù civiche che Firenze era chiamata a rappresentare rispetto a un nemico di volta in volta che si presentava nella storia molto più grande di quanto lei fosse, ma grazie all'ingegno si poteva riuscire a sconfiggerlo. È un'opera straordinaria dove Donatello già ha superato pienamente la statuaria gotica e anzi ci invita a girare e a contemplarne il tutto tondo. È un'opera infatti che va ammirata in ogni suo particolare e in ogni suo angolo, quindi non è più concepita in virtù di un'architettura, ma è invece sviluppata a 360 gradi ed è un'opera anche per il quale egli sceglie un'iconografia molto particolare. Solitamente, infatti, gli artisti erano soliti rappresentare l'episodio biblico veterotestamentario di Giuditta e Oloferne, rappresentando l'eroina quando già si avviava vittoriosa verso la città di Betulia, recando con sé la testa del suo nemico, e così la rappresenterà infatti Botticelli. Poi più avanti, particolarmente interessante per gli artisti barocchi, pensiamo ad esempio a Caravaggio, la rappresentazione di Oloferne quando proprio nell'atto di essere decapitato. E qui siamo in una rappresentazione invece che è una via di mezzo, potremmo dire, tra le due. Siamo nel culmine della scena. Sappiamo dall'Antico Testamento che Giuditta sferrò due colpi per uccidere il generale Oloferne, e qui siamo proprio nel momento in cui l'eroina solleva il braccio per la seconda volta per infliggere il secondo fendente e sconfiggere definitivamente il suo nemico. È un'opera che in sé racchiude una storia straordinaria, ricchissima dal punto di vista simbolico. Infatti inizialmente venne probabilmente fusa per la cattedrale di Siena, poi invece venne richiesta dai medici per ornare il cortile del loro palazzo. E infine, 1494, all'epoca della seconda cacciata dei Medici, venne presa dal palazzo non per essere distrutta, ma per essere recata in Piazza della Signoria, onde rappresentare, divenire rappresentante delle virtù civiche cittadine. E in effetti Giuditta è proprio il simbolo di come un ingegno possa sconfiggere un nemico anche molto più grande. E Donatello già aveva sicuramente ben in mente questo tipo di messaggio. Se osserviamo le due figure, il contrasto è assolutamente netto. Abbiamo infatti Giuditta completamente vestita, persino il capo è coperto, emergono soltanto il viso e le mani da questo vestito accuratissimo in tutte le sue pieghe, che sembra quasi intagliato nel bronzo. E invece Oloferne, che è completamente nudo, con i capelli scarmigliati, scoperti, che lei invece saldamente tiene con la mano. Giuditta è effettivamente il simbolo anche della castità
che vince sulle passioni. Ricordiamo anche quell'opera straordinaria che dipingerà poi Botticelli, che è La Pallade e il Centauro, in cui Pallade, che è proprio il simbolo della sapienza, tiene saldamente il capo al Centauro, che invece è l'emblema della bestialità ferina, e quindi bisogna essere in grado di dominare le passioni grazie alle proprie virtù intellettuali e civili. Ed è sicuramente quello anche che un po' ci viene richiesto in questo momento così difficile, così particolare. La Giuditta ci insegna che grazie alle nostre virtù civiche noi possiamo essere in grado di sconfiggere un nemico anche molto più grande di noi. Grazie.